È il britannico Brad Freeman, l'autentico dominatore del GP d'Italia, città di Jedolo, tappa tricolore del mondiale Enduro GP. Il pilota inglese portacolori del motoclub Sevino, padrone di casa, ha trionfato nella classifica assoluta, precedendo l'australiano Will Ruprecht e il connazionale Steve Holcomb. Freeman, a sorpreso, ha ricevuto in dono anche le chiavi della città di Malegno, patria natale del suo motoclub. Ah, guarda che è stato uno spettacolo questa gara qui in Jedolo, che ho fatto 3 anni fa, è stato bellissimo. Ancora quest'anno, ancora meglio, che è stato veramente bello. E poi con la gente che è qui ancora alla gara è stato bellissimo. Il tifo che ho preso in speciale è stato che è veramente, veramente bello. Però dai, la gara per me è andata bene, ho fatto secondo nella super test e ieri ho vinto l'assoluto, oggi ho vinto l'assoluto, quindi sono molto molto contento, è stato veramente veramente bello, una bella fine settimana, quindi sono molto molto contento e guardiamo davanti per le prossime gare di mondiale. Questo che per me è stato bello, perché questa gara è dal mio motoclub Sevino, guarda che è veramente veramente bella, è stata una delle gare più belle che ho fatto, quindi grazie mille a tutti. Nella E1 trionfo per Andrea Verona, che stacca di soli 21 secondi il camuno Davide Guarneri, giunto al traguardo finale con un dito rotto e sesto assoluto. Doppietta azzurra nella classe junior dominata dal bresciano Matteo Pavoni davanti al compagno di squadra Lorenzo Macoretto. I due hanno vinto rispettivamente la classe AJ2 e DJ1. Sì, è stato un weekend fantastico per me, ho ottenuto 2 vittorie di classe nella junior e sono punti importanti per il campionato. Oggi è stata veramente dura, le speciali si sono segnate tanto, erano molto scavate, piene di buche, radici, sassi e così è stata una bella lotta fino all'ultima speciale col mio compagno di team e amico Lorenzo Macoretto, a cui faccio i più grandi complimenti e niente, sono felicissimo, non potevo desiderare di meglio che vincere qui in casa il GP d'Italia e sono molto contento e stasera andremo a festeggiare. Se la E3 è stata dominata alla grande da Freeman, la E2 è vissuta sul duello Ruprecht-Holcomb vinto la domenica dall'australiano. Nella Jutteri vincita dallo svedese Albin Norbin, mentre nella classe Open, dopo il successo del sabato appannaggio di Fabio Mossini, domenica si è imposto Andrea Belotti, terzo posto per Patrick Grigis nelle O2. Infine seconda piazza per il Pondo Club Sebino nella classifica squadre.